Florian prima citava Straub e lo citava appunto come una capacità di astrazione che fissava una materialità in movimento. Florian before was referring to Straub, and he was quoting Straub in relation to this abstraction that was like a capacity of movement. Ora, qualche settimana fa mi è capitato di vedere e di presentare assieme a Straub il suo ultimo film che si chiama Comunisten. A few weeks ago it was with Straub, it happened that we had to present his last movie titled Comunisten. L'inizio è molto è terribile. Si tratta di un interrogatorio di due persone ferme, si pensa da parte di nazisti, ma potrebbe essere anche stalinista. The beginning of the movie is dramatic. It's an interrogation between two people that could be an interrogation that happened at the Nazi time or maybe even the Stalin time. E in questa fissità dell'interrogatorio e nella completa resistenza rappresentata dalle risposte si legge sofferenza e passione. In this fixed scene of the interrogation, in this resistance of the answers, we can register suffering and passion at the same time. Dolore e desiderio. Pain and desire. Ed è questo, credo, il contenuto dell'astrazione. And this is for me the content of abstraction. Cioè, l'astrazione è una cosa carnale. Abstraction is a very carnal thing. Se noi dimentichiamo questo, effettivamente rischiamo di perdere il significato, scusate, tra virgolette, comunista dell'astrazione. If we forget this, we forget the communist meaning of abstraction. Quello marxista dell'astrazione. The Marxist meaning of abstraction. E probabilmente anche il concetto di capitale. And probably even the concept of capital itself. Perché il capitale che cos'è? È un rapporto di forza. Capital is a relation of power. È un rapporto di forza che si impone contro delle resistenze. Capital is a relation of power that is imposed against a form of resistance. Il capitale è una forma di cattura di energia vitale. Capital is a form of capture of living energy. È una forma di produzione di dolore e di resistenza. It's a form of production of pain and resistance. Ed è qualcosa di terribilmente carnale. Dramatically carnal. Ecco che cos'era lo sciopero. Lo sciopero faceva male al padrone. This was strike. Strike was very painful for the boss. Lo sciopero era la rottura del rapporto di valorizzazione, detto in termini classici, in termini d'economia. The strike was the break in the rupture of the relation, the relation of production, and the relation of valorization. Ma in realtà era mettere il sabot nella macchina. It was about putting the sabot, the sabotage, in the machine. In realtà era portare la sofferenza al desiderio in maniera massiccia, tutti insieme. It was a matter of bringing a suffering and desire in a massive wave all together. Era quindi non semplicemente opporsi allo sfruttamento, ma era chiedere di comandare. It was not just opposing exploitation, it was about demanding command, power. Lo sciopero non è mai stato qualcosa che riformistico, tra virgolette. Strike has never been a reformist thing. È stato ridotto a questo. It's been reduced to reformism. Nella storia del movimento operaio.
Ma lo sciopero è sempre una richiesta di potere. In the history of of the working movement, there's been always strike has been always a request of power. L'operaio industriale o il bracciante agricolo, perché questo dobbiamo anche ricordarci, non siamo figli di contadini. Yeah, the industrial worker as much as the peasants, the people working in the countryside, part of the industrial agriculture. Erano quelli che portavano l'astrazione della rottura del processo di valorizzazione dentro questa formidabile rapporto materiale. So worker and peasant were bringing this rupture, this breaking of abstraction. Quando i braccianti scioperavano, le vacche urlavano. Ok, come la traduco questo? Quando i braccianti urlavano, quando il peso. Quando i braccianti scioperavano. Okay, when the peasants were on strike, the cows were screaming. E quando. Scusate, non è da ridere. E quando scioperavano gli operai, c'era spesso appunto un rapporto di violenza che era implementato dall'intervento della polizia, dall'intervento di tutte le strutture dello Stato. And when the workers were striking, there was this response from the police, there was a violent response from the police and from all the structure of the state. Allora, la domanda da porsi è evidentemente se si parla di sciopero astratto, se si vuol dare un significato a questo astratto, è che cosa succede quando il lavoro è diventato più astratto di quanto lo era precedentemente. What happens when labor has become more abstract than it was before? Che cosa significa scioperare per un operaio informatico? What does it mean to strike for a worker of the informatics? Per un lavoratore che produce linguaggi o schemi o strutture linguistiche in generale. What does it mean strike for a cognitive worker that deals with languages, new languages, production of languages? Che cosa significa scioperare per chi è un agente di servizi pubblici? What does it mean to strike for somebody that works in the third sector, in the service sector? E che cosa significa quindi scioperare quando si è insieme produttori e sfruttati dalla stessa macchina che rappresenta il capitale? What does it mean to strike when we are at the same time producer and exploited by the same machine of capital? Questo maledetto algoritmo, che cavolo è? What does it mean, algorithm? What's this algorithm? This damn algorithm. È una macchina. The algorithm is a machine. È una macchina che è stata costruita dai lavoratori. The algorithm is a machine that's been built by the workers. E nello stesso tempo in cui si pone come elemento reificato del loro lavoro, the same moment is an embodied element of their work, diventa lo strumento della loro oppressione. Becomes the tool of their own exploitation and repression. Questo diavolo di algoritmo è qualche cosa che si inserisce in un processo di astrazione capitalistico estremamente elevato, estremamente alto. This evil algorithm is like intervening in a very vertical drive of capitalism, in a very moment of very vertical capitalization. Dove le merci sono costruite attraverso dei valori prodotti, attraverso un lavoro che produce valore, che non è più singolare, legato a un tempo di produzione. Where commodities are produced by work, by labor, that is no longer connected, framed by a time of production, individual time of production. Ma è che è estratto dalla società intera. But a time that is extracted from the whole society. C'è questo passaggio assolutamente fondamentale che bisogna sempre avere presente quando si affrontano questi problemi. This is a fundamental shift all the time we talk about these topics, these problems. Ora, il capitale è un rapporto. Capital is a relation. È un rapporto tra chi lavora e chi sfrutta. It's a relation between the exploiter and the exploited. È un rapporto tra oggi,
una società lavorativa e un capitalismo finanziario. Today is a relation between financial capital and productive society. Il calcolo di valore non è più fatto in termini di ore di lavoro, ma è fatto in termini di moneta che valorizza in generale la produzione sociale. Value is no longer calculated according to the hours of labor, according to the time of labor, but according to the currency that is valorizing the social production. Ora, questo operaio che lavora lì dentro a questa macchina si è modificato evidentemente rispetto all'operaio industriale al bracciante. This worker within this machine today clearly has changed since the worker that was working in the industrial machine. Che cosa è diventato? What happened to him? È diventato qualcosa, come dicevamo prima, che non è più staccato dal capitale, ma ha incrementato il suo rapporto al capitale fisso in maniera assolutamente fondamentale. So, compared to the industrial time, this relation with fixed capital actually has been incremented. Che cosa vuol dire questo, per dirlo in parole povere? In simple words, what does it mean this? Che quando uno lavora dentro delle relazioni informatiche, mette non solo il suo lavoro, ma la cooperazione, ma l'intelligenza, ma l'invenzione, dentro il lavoro che dà. So la struttura capitalistica gli è imposta dall'esterno. If somebody works within the relation of the information machine, is putting not just work, but ideas, a continuous production also of language, and this is imposed from the outside. Quindi ci si trova in un rapporto nel quale è una la prima notazione rispetto allo sciopero. This is the first note about the strike, let's say. La prima notazione è che ci si trova ad essere, per così dire, produttori di capitale nello stesso momento in cui, ma si è produttori indipendenti di capitale. È vero questo, è vero quello che dice il neoliberismo da questo punto di vista. The first thing we have to say that we become independent producer of capital. It's true what neoliberalism is saying today. So it's like this production of capital is independent. Thatcher e Reagan, che cosa hanno fatto? La prima cosa che hanno fatto è distruggere i sindacati operai. Thatcher and Reagan, the first thing they did was like to destroy workers' union. Costringerli a stare al gioco. Force them to reformism and to play the same game. In secondo luogo, caricare attraverso inizialmente due processi, automazione e informatizzazione. Conseguentemente un solo processo, informatizzazione, perché anche l'automazione non è altro che informatizzazione. So at the beginning we are using informatization and automation to control the working class. At the end we have only informatization, because automation is part of the informatization. Or... Quindi nient'altro che la costruzione rapida, perché già nella società si era prodotto questa rottura col capitale industriale da parte degli operai stessi. Una costruzione rapida di nuovi mondi di controllo nei quali era attivato una presenza operaia. So there was a very quick construction of new modes of control. Badate bene, la presenza operaia è sempre stata fondamentale nel capitale. So it's crucial for capital the presence of the workers. Senza lavoro vivo non c'è valore. Non c'è valore. Without living labor there is no value. Se gli operai non lavorano, il capitale non esiste. If workers don't work, there is no capital. Il rapporto è un rapporto sempre rapporto. This relation is always a relation, a continuous relation. Ora, da questo punto di vista, la situazione attuale non cambia rispetto a quella precedente. So from this point of view the current situation is not different from the previous situation. Da un punto di vista formale. From a formal point of view. Ma cambia da un punto di vista materiale. Maybe change from the material point of view. Perché questa assunzione da parte operaia
di una capacità autonoma, cooperativa, intellettuale, cognitiva, affettiva, eccetera, ha innalzato il valore della forza lavoro. So if the workers have absorbed all this intellectual, affective, autonomous, independent way of production, they have like heightened the labor power, elevated labor power. E ha costretto il capitale a creare degli algoritmi che esistevano anche prima. And they force, in forma sempre più complessa. And they force capital to develop algorithm in a more complex way, but these algorithms were like the same that were working ages ago, decades ago. Che cos'è lo sciopero a questo punto? What is strike? È una domanda, evidentemente, come si diceva una volta, no? Da $100,000. It's a $1 million question. Ed è una domanda che riguarda, credo, un paio di cose importanti. Il primo, evidentemente, è la capacità di creare forme sempre più larghe, sempre più forti di cooperazione da parte operaia, da parte dei lavoratori. So the first question is about the production of more extended form of cooperation from the point of view of the workers. Ed è una cooperazione che non è più una cooperazione che è sottomessa immediatamente al comando capitalistico. Is a cooperation that is no longer subjugated to capitalist command. È una cooperazione che rompe. È una cooperazione che deve rifiutare il controllo, il, come si dice, il ratto. Il ratto. It's a cooperation that has to break, to destroy the control. C'è questo aumento della forza produttiva. Questa è l'arte. There is augmentation of the productive power. This is art. Che va completamente assunta come motore e dignità del lavoratore. This augmentation of productive power has to be taken as the dignity and la dignità il as the engine, as the kernel and the dignity of the worker. In secondo luogo, lo sfruttamento, il rapporto di comando si dà sul terreno sociale. Exploitation, the relation of command is given on the social domain. Si dà sul terreno sociale, quindi sotto, nella forma del comando statuale. And so at the end it means under the power of the state, under the command of the state. E si dà, e qui ritorniamo alla presenza, all'attuale situazione, in una situazione di sostanziale dittatura capitalistica. E so we have a situation of capitalist dictatorship. Dittatura capitalistica che evidentemente non assume le forme del fascismo. It's not clearly under the form of fascism. Ma una dittatura su quella che è l'intera struttura produttiva, la produzione di algoritmi e in generale poi quella che è la condizione biopolitica del vivere. So it's a totalitarian structure at the end, from the production of algorithm to the biopolitical condition of living today. Quindi da questo punto di vista, al primo elemento che può costruire sciopero sociale cioè come costruzione di forza all'interno del processo di valorizzazione, di rottura all'interno di valorizzazione, che è quello che abbiamo detto fino a un momento fa, cioè un aumento di quella che è la capacità cooperativa. So, within this, sorry, Tony. A quello che riprendevo, riassumevo. Sì, sì, esatto. Yeah. So within this framework of the augmentation of the productive power va aggiunto, va collegato quella che è la capacità di muoversi e di coalizzarsi sul terreno sociale. So we must add a capability to move and to make a coalition on the social domain.
within the social domain. Questa capacità di coalizzarsi sul livello sociale non è semplicemente una capacità politica. To make coalition is not simply a political thing. È la capacità di muoversi all'interno di quelli che sono i meccanismi dello sfruttamento sociale. Is the ability to move within what are the mechanisms, the gears of social exploitation. Due esempi. Il primo è quello della monetizzazione integrale della nostra vita. Two example. The first one is the one of the finance. Posso dire finanziarizzazione? Monetizzazione. Finanziarizzazione va bene. Monetization. What does make sense in English? First thing is like the monetization of our life. Su questo terreno, evidentemente, esistono possibilità di cominciare a, per così dire, penetrare il meccanismo di cattura capitalistico, opponendo su questo terreno diversioni fondamentali rispetto a quelle che sono le finalità della comunicazione capitalistica. On the terrain of monetization there are possibilities to intervene, proposing diversions. Questo che cosa significa, queste diversioni? Cosa sono? Rovesciare sul welfare, sui redditi sociali, fino in fondo, la monetizzazione esistente. So, what does it mean to reverse the monetization? It means to claiming welfare. It's like to reclaim kind of welfare against monetization. Bisogna smetterla di pensare che la moneta sia una cosa brutta. You have to stop thinking that money is a bad thing. La moneta è una cosa... ugly thing. La moneta è una cosa importante. Money is an important thing. La moneta permette la comunicazione, permette gli scambi. Money makes possible communication, exchanges. Sulla moneta, gli scambi sul livello globale. Exchange at the global level. Ci sta di battersi perché questa moneta sia gestita in maniera uguale e libera. It's about to struggle about the management of this money, about the management that is free and equal. Non bisogna avere fare. E questa è la vera ontologia della lotta. This is the real ontology of class struggle. È sapere qual è il rapporto che si ha con la materialità della nostra vita. It's about to know what is the relation with the materiality of our life. Vorrei tornare appunto a quello che è il tema iniziale: sofferenza, dolore e resistenza e acquisizione di moneta, strappargliela. I want to be back to the first issue. So, suffering, desire, erano? Strappargliela la moneta. Okay, yeah, desire. Yeah, okay, it was about precisely suffering, desire, resistance, and then reclaiming this money back. Claim. Back. Take back. Reclaim back. Reclaim money back. E questo, e noi dobbiamo metterci su questo terreno per riuscire a introdurre il discorso sullo sciopero astratto. And we have to stay on this level if we want to introduce this debate on the abstract strike. L'altro elemento che mi sembra assolutamente fondamentale è quello che riguarda appunto l'altra cosa che si diceva già prima, e cioè l'approfondimento della cooperazione. The second issue is like going deep into this issue of cooperation. Quando abbiamo cominciato a parlare di lavoro immateriale negli anni 90 ancora, no? O 80 addirittura. When we started to talk about immaterial labor, that was the 90s, actually probably the 80s. Tutti ci chiedevano, ma che cos'è questo lavoro immateriale? Everybody was asking us, what is this immaterial labor? Solo gli operai producono valore. Only the workers, or the real workers, produce value. Voi siete dei reazionari quando parlate di queste cose, dimenticate l'interesse della classe operaia. If you talk about immaterial labor, you're just a reactionary, you forget the real issues of the working class. E ce l'hanno detto e ce l'hanno anche fatta pagare? Yeah, they made us pay for this. Di fatto, il problema era quello di costruire attraverso la cooperazione, che era una cooperazione anche materiale. Non è che il lavoro sia mai stato, quando si diceva c'è il lavoro immateriale, no, il lavoro immateriale non c'è.
insistevamo sul dire, in c'è il lavoro immateriale per dire che c'era un altro lavoro che era cognitivo, che non era semplicemente le mani callose. So there was the issue of immaterial labor was not to say that it was just immaterial labor. Of course, it was material immaterial labor. But the real thing at stake was the production of a powerful cooperation, cooperation as a potenza. Ecco, quando facevamo questo discorso tanti anni fa, 30 anni fa quasi, eravamo incapaci di riportare questo discorso a un elemento produttivo di autonomia. 30 years ago we were probably incapable to bring this discourse to the level of a productive autonomy. Perché quando si dice produzione di pensiero, immaginazione, cooperazione, si dice produzione di soggettività. Because when we talk about production of imagination, languages and so on, probably what we mean is like the production of subjectivity. Soggettività che può immediatamente diventare soggetto del potere. A subjectivity that can immediately become subject of power. Ma appunto dentro questo rapporto che si stabilisce il valore e la sua appropriazione. But it's within this relation that value is giving, but also the reappropriation of value is giving. Noi vogliamo conquistare la ricchezza. We want to get wealth. We want to get, yeah, e vogliamo wealth. Modificarla secondo i nostri bisogni di riproduzione e di libertà. We want to modify wealth according to our need of reproduction and freedom. Ci sono varie tappe evidentemente da seguire nella costruzione di organizzazione, di sciopero. Non si fa sciopero senza organizzazione. We cannot strike without organization.